Grazie. Salute. Grazie. Di una vittoria veramente enorme con questo gruppo degli anni 50, e quindi vedete che schiere di piloti, di motociclisti che si andava in giro per i raduni e le varie manifestazioni. Era il numero uno. Ciao Fabio. Ciao. Guardate le fusine della nostra zona. Riusciamo a farla sentire nella tua viva voce in diretta come qui allora. Mezzo la polvere e di questo microfono che i capelli non si vedevano neanche di più. Era l'82 e l'84. Nell'84 c'era questo messaggio. Vai, Francesco. Via la spina. Bentornate, due ruote. Eccolo, aumenta. Lo si sente chiaramente da dietro la laguna. Crescere di vibrante passione, di emozione rombante, di un'ansia impaziente che scotta già più del sole di luglio. Ma c'è qualcosa nell'aria, è forse il brusio del nostro incontenibile entusiasmo che sta per esplodere, oppure sono loro. Tornano, sì, eccole, arrivano, bentornate due ruote, ancora una volta la magia di questo mondo luccicante, fremente, dal fascino segreto, è ricresciuta nel cuore delle genti venete che riabbracceranno quei cuori, d'Oltralpe e non, caldi, così caldi come il motore che a mille ha divorato chilometri d'asfalto per raggiungerci. Caldi come l'amore che in loro è sbocciato per Venezia, Sorniona, traditrice, che ancora una volta li ha innamorati e fatti ritornare, puntuali, quasi per incanto, ad un tradizionale appuntamento d'amore, di allegria, di fratellanza, di vera passione. Noi, come sempre, esulteremo nel sentirle arrivare ed attenderemo con impazienza che siano tra noi per risalutarle, festeggiarle e farci raccontare quelle avventure, quei segretucci che il destriero d'acciaio ci regala, istante per istante, emozione per emozione. Sarà bello vederle ancora una volta,
scambiare e condividere queste piccole grandi sensazioni con gli amici della città, orgogliosi ed emozionati di rivedersi intorno, tanta festa da tutto il mondo. E Venezia? Che ne sarà del suo amore quasi materno, quando loro ci lasceranno, sazi di gioia, ma ansiosi di tornare? Lei sorride bonaria, l'amore, dice, può nascere anche in sella. D'altronde, lo sa da sempre, ritorneranno. Grazie Francesco, grazie Luigi. Poesia che veramente partiva dal cuore e dalla nostra passione. Andiamo avanti con queste immagini. Lui si è andato alla scuola e si è commosso. Veramente. Ma anche scrivendo. È bello rivederlo. Grazie Francesco. Grazie. Pensate che al di là del valore tecnico storico, stamattina chi ha avuto la fortuna di andare da Aurelio ha veramente capito cosa vuol dire passione e amore per l'amore. Nel nostro tempio dedicato ai motociclisti abbiamo fatto questo nella base del ponte del traslato dove si correva il circuito delle industrie. Ogni anno andavamo a portare i fiori a Libero. Stamattina addirittura c'era venuto giù anche il fratello di Libero Augusto da Milano. Poi è tornato a Milano perché cominciava a medicare e quindi non c'era la possibilità di fermarlo qui, però oltre alle lapidi degli anni 1952 abbiamo creato delle altre lapidi dove ogni anno andiamo a riportare un'etichetta dei nostri amici, dei nostri motociclisti che ci hanno lasciato. È un pensiero per far sì che questa passione continui e quindi ci auguriamo di poterla ripetere l'anno prossimo proprio sul circuito delle industrie della Dassina dei Mulini, far scorrere e far cantare queste moto che correvano negli anni recenti del circuito delle industrie. Circuito delle industrie che era stato anche Antonio Barazzosini pilota ufficiale, di cui abbiamo Franco Sistu che è qui presente, non so se sia arrivata anche la Renata che l'avevamo invitata, e questo è Augusto Borsari che mette la lapide in ricordo del fratello. È un monumento che abbiamo ideato, che è stato realizzato grazie anche alla collaborazione dell'ingegnere Alessandrini e che prendiamo atto, deve ancora pagarlo, ma insomma. Con questo messaggio vi auguri di un felice anno e buone feste a tutti, salute. Un applauso al nostro presidente. Viva il presidente. Facciamo vedere il volto anche a distanza perché sì, dai. Questo ragazzo possiamo dare un messaggio, intanto questa passione per la moto, come è nata? Sì, da papà che ha il DNA, che è appassionato di moto oltre di pasticceria. Non ti hanno sentito? Da papà probabilmente, perché fin da quando ero piccolo mi ha sempre portato in giro in moto e quindi probabilmente là è nato tutto. Poi 8 anni... Luce! A 8 anni per la prima volta mi ha portato in pista e da là credo sia nato tutto. Abbiamo continuato e siamo arrivati fino a qua. Siamo pronti a fare un campionato importante con questa Aprilia che abbiamo presentato in anteprima. Ha bisogno di collaborazione. Allora, noi abbiamo creato questo presupposto, visto che papà ha offerto il dolce per fare la chiusura della dichiarata, e noi abbiamo una serie di premi che abbiamo bisogno di sostenere. Vorremmo quantomeno offrire a questo ragazzo la licenza come sportivi di Spinea. E lo facciamo attraverso Pasqualetto Film, che vi offre con un elenco di 50 premi
Abbiamo Fabio Barchitta che potrebbe essere uno dei testimoni. Dov'è Fabio? Ecco Fabio, vieni qua, su. Fabio Barchitta è stato l'esempio della prima sponsorizzazione e di impegno importante per la passione del motociclismo. Perché lui è partito con la Laverda, trofeo Laverda, e voleva arrivare a fare il mondiale. E quindi l'applauso che va a Fabio. Anche se quel lontano circuito ti ha truccato la carriera di pilota, però sappiamo che sei sempre in mezzo con questo olio, questo motore, questo rombo. Girati che vogliamo riprendere le tue dichiarazioni. Fabio, l'abbiamo incontrato qualche volta quando andavamo ai mondiali con rappresentanti della federazione, così sempre ai box con i suoi team e con i suoi ragazzi. Chissà che magari non riesca a dargli una mano anche a Tonolo, così il tuo impegno quest'anno prossimo com'è, Fabio? Bene, allora io sono sempre nel mondo della MotoGP, ho una società mia di marketing sportivo che è focalizzato proprio nella sponsorship, nella comunicazione all'interno di questo ambiente, che è sempre stata la mia passione, come Mizzino sa, dall'inizio. E quindi praticamente dovevo trovarmi gli sponsor quando correvo, adesso mi trovo gli sponsor per gli altri. Lello Lorito, vuoi fare una foto col gruppo qui? Dove sei? Quale presidente onorario, per cortesia, fammi questa premiazione a Gigi Martellotto. Dove sei? Gigi? Vieni qua, vai a fare le foto tu. Vai, c'è. Tomardi, un saluto a Gigi. E un augurio che Gigi riprenda col manico di prima. Bravo, applauso. Posso farmi una foto? Certo, torniamo a Mello. 81, ma 81 è stato il tuo annata con la TT1, giusto? Sì, sì. Suzuki, ma avevi corso 40 anche anni quest'anno. 40 anni fa? Sì. Pensa che roba. Dirette. Grazie. Cosa possiamo suggerire a questi ragazzini che vanno in moto? Ci vuole tanta forza di volontà. Ci vuole tanta forza di volontà. Devono crederci e credendoci, sì, ok. Bene, e allora un messaggio parte dai vecchi campioni ai nuovi, chissà che ne crescono degli altri, perché Iari oggi non ha potuto esserci, però so che continua e continuerà a fare qualcosa. Cercheremo di creare un supporto, magari se anche voi una telefonata, qualche aiuto lo potete indirizzare, e chissà che possa correre questa Aprilia di Noale con questo nostro pilota, che adesso che abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo, magari. Certo. Claudio Tessari, oltre ad essere stato sindaco degli anni ruggenti del motoclub, era il nostro giornalista di quel giornaletto che avete visto, Spinea Sport, che ogni settimana stampato il giornaletto, venivano in sede da Guido a prenderli per distribuirli quasi casa per casa. Quindi la crescita di quella nostra Spinea sportiva è stata proprio attraverso anche quel messaggio. Ma il tuo messaggio alla nostra piccola... Io volevo dirvi una cosa. Cioè, una persona quando nasce ha una mission, ha una missione, ha una passione. E il motoclub ha avuto la fortuna di avere Luigino Faraone. Sì. Perché se Luigino Faraone... Però non avesse tenuta alta la bandiera, per carità, con i collaboratori, con tutti gli appassionati che gli sono stati vicini, però se non avesse tenuta alta la bandiera del motoclub, col cavolo che si arrivava a 50 anni. E la prospettiva è che, siccome è ancora un ragazzino, arriveremo a 70, a 60, a 70 e via discorrendo. Quindi io credo che il tributo maggiore
debba essere dato a lui, però è altrettanto vero che in questi 50 anni il motoclub è riuscito a imporsi non tanto come solo sodalizio sportivo, ma è riuscito a intrecciarsi con le comunità locali nelle quali ha sviluppato la sua attività. 11.500 persone sono state socie nei 50 anni del motoclub. 11.500. Ecco. Quindi diciamo un terzo di Spinea, poco più di un terzo di Spinea. Tanti auguri al motoclub e lunga vita a Lugino. Grazie Paolo. Prima di passare a Elia, che ci ha salutato quelli che c'erano a pranzo, ma poi abbiamo la platea un attimo più ampia, chiedo un attimo a Sinini due minuti, e mentre vorrei Gigi Favarato rappresentare la federazione, rappresentante della federazione, presidente del comitato regionale Veneto per 20 anni? 16 anni, sì. Poi è passato a carattere nazionale impegnato, è presidente della commissione moto d'epoca. Il saluto della federazione ufficiale a tutta la platea, anche se è ristretta. Essere qua tutti insieme per festeggiare questi 50 anni. Di Gigio Faraon, il mio omonimo come Gigio Favarato, ce ne vorrebbero uno per motoclub, ma ce la stiamo facendo. Quello che ha fatto in 50 anni, quello che ho visto, è stato tanto. Ho sempre sentito parlare di questo Faraon ancora fin da piccolo, e effettivamente siamo arrivati, come ho detto prima, a scontrarci, ma a scontrarci anche per far crescere il movimento, e il movimento che lui ha sempre creato. Un grande applauso al Motoclub Spinea e a Gigio Faraon. Grazie Gigio, veramente. Volevo cominciare con la direttore di gara, Sinini Sabina. Grazie. Per gli ultimi rally del Motoclub. Un pensiero. Ottimo. Pronti? Grazie. Allora, c'è anche, scusate, il saluto di Luca Zaia, che avrebbe avuto il piacere di essere qui perché è sempre stato presentatore del Rally delle Dolomiti, che ha sempre fatto il saluto con nelle pubblicazioni. E avrebbe avuto piacere di esserci, ma la situazione del Covid purtroppo lo sta preoccupando, e quindi si è scusato, come si è scusato Scevola Moreno, che è in ospedale ancora da stamattina alle 7, per cui questa pubblicazione è sulla federazione motociclistica, perché potrebbe essere una pubblicazione che va nella biblioteca, che manca. Che consegna ancora a Luca, e sì, Elia. Tutti, mentre vorrei chiedere anche lui, uno dei soci fondatori onorari, ha dato una mano, mezzo parente, mentre Gigio Favarato, che lo facciamo consegnare a Luigi. Fermi una alla volta. Aspetta, io mi cavo via i panaio. Eccoci. Gentilmente. Stavo guardando Rino Rai io. Questa era la penna d'oro del nostro motociclismo. Il motoclub compie 50 anni. Allora il mio giornale ha pensato di omaggiare un momentino il motoclub e nella persona del presidentissimo Lugino Faraon. E cosa offre il mio giornale? Allora, la prima pagina del Gazzettino è una miniatura fusa che risale al 20 maggio 1887. Grazie Francesco. Ringraziamo la vicepresidente, ringraziamo la prologo. Una tirata, grazie Sergio, grazie. Eroe. Elia, avanti. Basta bere. Adesso è la volta. Il mio nato non c'è.
Sì, no, era pranzo, però è la mia. Quindi rimettiamo qua. No. Fabio Barchita. Fabio Barchita, vai. Al centro. Piacere. È qui. La voce del motociclismo, Francesco Del Corso. Premi Elia, Francesco Del Corso, eccolo. Grazie di nuovo di quelle poesie che ci hai letto, veramente mi sembrava di vederle arrivare, vero? Eccole! Grazie. 40 anni fa, io. Grazie. Avremo anche rotto le scatole, vero Claudio, questo microfono che partiva dalla piazza, però è stata una cosa... Forse guardate chi sa la comunale, grazie. Dove Gio, gliela ha detto l'orologio. Diego Nalesso! Diego Nalesso! Al di là dopo anni e anni che non era nel settore, quando ci hanno, tra virgolette, portato via la pista di motocross di Giavara e Montello, con il suo studio, con la sua consulenza con il sindaco di Giavara, si era cercato di trovare la soluzione ed eravamo pronti come motoclub addirittura a prendere noi la gestione. Questa qua è una cosa unica. Via. Paolo Tamburini, non so se ti abbia raggiunto. Ciao, ciao. Andiamo allora a Elia Bettin. Elia Bettin che premia il suo omonimo. Franco Fagiani. Allora, Franco Fagiani tira Luigi Sartori. Bene. Luigi Sartori ritira Luigi Sartori. Grazie. Elia, Claudio, guarda, in mezzo, guarda che lo ciocchi che gode fianco, mi so giù, Pio Pio, Morella Covellato, bravo Pio, Bianco, Peppi, il premio, per il ricordo della tua vita. Mattiolo! Eccolo! Viva! Ecco, un buon augurio. Certo, presidente. Franco Siscu! Ecco, premio Favarato! Franco, il consigliere Vado Venta, che l'ha sempre assistito e che è sempre venuto con noi, che ci ha lasciato purtroppo. La Elena Basso, dov'è Elena? Premio Bettin. Quale onore. Quello giovane. È stata sindaco di Padovella di Mogano. Ho sentito. Passano le parole. Un augurio alla tua futura attività politica. Speriamo. Andrea Pasqualetto. Grazie. Grazie. Boss Alessandro. Nostro futuro, eh! Il nostro futuro! Dobbiamo creare dei motociclisti. Alessandro, complimenti, in bocca al lupo, complimenti. Sergio Marin! Premia Elia. Pensate che questo era il mio terzino destro ai tempi dei giovanissimi. Come pilota? Ah, come sì, pilota? Sì, perché formatore? No, pilota. Come fumatore? Come pilota? Grazie tante. E come produttore del prosecco. Ecco, quello che sta andando bene. Eccolo qua, premio Favarato. Aspetta che arriva da qua. Da poco insieme. Perché questi papà meritano un applauso. Sì. Allora, foto di gruppo, Claudio Testari premia Iari Favaro, che gliela consegnerai te, Andrea, okay. Perché dopo dobbiamo portare la moto,
che fa parte del team di questi ragazzini che vogliamo arrivare al tricolore, vero Fabio? Mi raccomando, dai un occhio. Rito, la prima volta che andiamo in pista, pastorale, come che faceva? Come si chiamava? Io voglio ringraziare il presidente, perché finché ero piccolo, anch'io con le moto da ragazzino. Rompeva e vai, insomma. I tempi dell'albergo. Esatto. E dopo piano piano ho fatto vari sport, tra l'altro anche Bob, sono stato campione d'Italia nel 1980 con Bob Club Cortina, e poi sono entrato nelle biciclette, mountain bike eccetera, e rientro nelle moto, tra l'altro saluto Gigi che abbiamo lavorato insieme in Camera di Commercio, ma Gigi, per chi non lo sa, faceva a suo tempo lotta libera o greco-romana? Campione europeo, lotta greco-romana. Ecco, campione europeo. Quindi un po' di applauso per questo tempo. Non lo sanno anche lui da tanti altri sport. Campione italiano, sì. Anche rugby, sì, col Benetton. Ah, ecco. Per dire, è un personaggio che giustamente è stato poi acquisito dalla Federazione Motociclistica, una bella cosa, sulle moto d'epoca. Anch'io sono rientrato con le moto d'epoca, la vecchia Aprilia 125 che avevo a suo tempo, l'ho riacquistata usata, e poi con la mountain bike sono stato uno degli antesignani a prendere questa bicicletta col motore, a pedalata assistita, però va avanti solo se pedali. E la federazione ciclistica, invece di fare gare con questa bici che la sta snobbando, ha lasciato il passo alla federazione motociclistica. Tant'è il primo campionato fatto di moto elettrica pedalata assistita, con quattro prove, si chiama e-bike cross, e c'è anche le bike enduro, l'ho vinto come over 60. Ecco, quindi... ragazzino! Allora, mi interessa lei. Basta, Ballarello Fabrizio. Complimenti. Premieria. Campione del mondo. Prego. Ani azzurri, ecco. Complimenti. Ehi, tirate le armi verso la stampa. Verso la stampa. Pronti? Bortoletto a Lorenzo. Eccolo. Bellissima. Premia Carlo Tessari. Fabio della Vedova. Sono qua. Eccolo! Grazie! Grande Fabio! Ciao! Pensate che è partito con la neve? Ma grande campione! Attenzione! Questo fa una finale a Viterbo. Parte alle 4 del mattino da Andrazzo di Vinalongo, va a Viterbo, fa tutta la gara e riparte con la sua 1300 Kawasaki di 320 kg. Però porta a casa il titolo. Non parliamo più di volta. Bravo Tessari. Complimenti Fabio. Wow, Fabio. Fedele. Andrea. Fabio, grazie. Benissimo, grazie. Premia Elia. Ratto Salvatore. Premia Gigio Favarato. Un pochino più in qua, che comunque prendo. Molto bene, grazie. Grazie. Rivediamo l'impianto. Vettore Marco, campione italiano, vice. È riuscito con il team serenissimo del motoclub due volte classiche e portare a casa il successo anche quest'anno. Premia Claudio Tessari. Vorrei chiudere con una fuori vista a Palmiro Pili. Palmiro Pili, che si è guarda che bravo questo sta. Premia
Elia Bettin, anche perché da mezzanotte è stato ieri sera a fare l'assistente. Con questa premiazione credo di non avere saltato nessuno. Grazie. E allora io lascerei i nostri ospiti che hanno collaborato per attenzione a scendere in palco. Però prima di tutto quanto facciamo una robetta seria. Prendiamo su tre biglietti che ognuno porta fortuna. Primo, Gigio Favarato, è la borsa professionale, un rosso col numero. Ale, tu vuoi scrivere qua per cortesia? 27. 27 rosso. Altro paio di scarpe. Bianco, questa volta è il numero. Bisogna che se te guadagni la giornata qua, che non te credi di tarcare così. Facciamo un applauso, un in bocca al lupo.